Cesare Donvol, Lorenzo Besana. Un po' in ritardo Passepartout di VM. Non è a rete Pragmatic B. Non è a rete Pirata OM. Si parte con veloce il numero 3 di Piperita Fi, che sopravanza Palaia e Penny Axe. Allargo anche Perfect Runner LF, che va su Piperita Fi e tende a passare. Passa Perfect Runner LF, 214.4, di fuori subito Penny Axe, che taglia via Pirata OM, poi Palaia ancora Paolensio. Insiste Penny Axe su Perfect Runner LF, dopo 3.50 tende a passare, la favorita in vantaggio, 400 in 29.8, con Penny Axe in vantaggio nei confronti di Pirata OM che avanza di fuori, mentre sbaglia Poseidon Vol. I 600 di Penny Axe in 44.4, 29.9 dopo lo strappo, scoperto c'è Pirata OM con in scia Paolensio e anche Palaia. Corda Perfect Runner LF, a tabellone anche Paderno sesto. La meta gara che si completa a passo costante in 59.5, 29.7. Niente male per la categoria questa andatura. Pirata OM all'attacco di Penny Axe, la corda sempre Perfect Runner, Paolensio in seconda pariglia, poi Palaia che ha problemi meccanici. Il chilometro dei primi due in 1.14.1, 29.7 dal palo metà rete opposta. Con Pirata OM che è cattivo su Penny Axe, tende a passare già 500 dal palo, filato da Paolensio, poi Palaia che si organizza, gli ultimi 400, questo paletto in 14.9, 1.29 per il 1.200, è passato Pirata, deve vedersela con Paolensio, poi prova a migliorare anche Palaia, ha finito la labile favorita Penny Axe, Pirata OM in vantaggio, Paolensio in seconda posizione, poi Palaia che cerca di migliorare ma trotta poco. La retta d'arrivo con Pirata OM in vantaggio su Paolensio che ci prova, Paolensio all'attacco di Pirata OM di dentro, Paolensio di fuori, Pirata OM vince da cavallo superiore, tutto scoperto, tenendo rispetto fino alla fine Paolensio al terzo, Perfect Runner LF, 1.59.8, 38 la chiusa, 1.14.8 la media, Pirata OM che vince la seconda a seguire sulla pista, Igor Guasti e Ettore Vairagni.